È Silk to Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale. Benvenuti, ovviamente se è la vostra prima volta, come vi dico in questi casi sono sempre il vostro Sento Silver e anche oggi faremo un nuovo video di Demon's Souls Remake per PS5. Cosa faremo esattamente in questo video, ragazzi? Andremo a vedere gli slider per creare un personaggio simile a Geralt di Rivia di The Witcher, quindi con ovvi limiti dell'editor del gioco, ragazzi, qui stiamo giocando, quindi portiamoci qua, andiamo alla statua del Nexus, facciamo un'offerta personalizzando il personaggio ed eccoci qua. Allora, andiamo innanzitutto su aspetto e vediamo i passaggi per cercare di avere almeno questo risultato, che ovviamente, ragazzi, non abbiamo tutti i dettagli per fare Geralt, ma questo è, secondo me, è il risultato migliore che si può ottenere. Fregatevene dai preset. Come pelle scegliete la prima, io ho messo un'età di 55 e un peso di 30, come tinta metteteli così, un po' più la tonalità quasi sul rosso ma tendente al giallo, più che altro un arancione, la saturazione tenetela sul bianco sotto la Z, bene o male, la luminosità al massimo, questo per la carnagione. Poi vi ripeto l'età e il peso. Il volto scegliete il 2 in alto e sotto il 4, spostatevi sotto come larghezza meno 60, altezza meno 60 e profondità 0.50. l'arcata scegliete le sopracciglia numero 13. Come colore mettete la tonalità così, sempre un po' sull'arancione, sempre sul giallo in questo un po' più tendente verso sinistra e un po' più verso sinistra, verso destra qui, e verso sinistra un po' più tendente la luminosità, come ve li sto facendo vedere. Poi giocateci un po' voi, non sono perfetti. L'ampiezza a meno 0.10 e meno 1 l'altezza. Gli occhi. Allora, gli occhi ho messo il numero 7 sostanzialmente. Potete giocarvela con l'occhio base o se no anche questo fa molto Witcher, questo occhio qua, quindi ragazzi vedete un attimo voi quello che volete mettere, alla fine uno vale l'altro, no? Il colore principale dobbiamo ricalcare il giallo di Geralt, quindi abbiamo una tonalità sempre sull'arancione, una saturazione al massimo verso destra e una luminosità che si avvicina a sinistra tendente al marroncino chiaro, quindi sotto alla S mettetela più o meno. Perfetto. Abbiamo il colore secondario, importantissimo, tonalità sempre sull'arancione, la saturazione quasi tutta a destra e un po' più verso sinistra nel centro la luminosità. Il bagliore. Abbiamo 0.70, 0.50 la spaziatura, l'altezza 1 e la profondità da tutt'altra parte, meno 0.80. Le orecchie, numero 11, come le vedete le orecchie, con un'angolazione di meno 80, un'altezza di 0.10 e 0 preciso nel centro la profondità. Spostiamoci sul naso, il tipo è 13, la larghezza 0, l'altezza a meno 1, la profondità a 0.10, leggermente più verso destra nella metà, e setto nasale a metà. Praticamente, in realtà, se volete potete dargli anche più profondità al naso, a vostra scelta, io ho preferito 10 ma anche un 20 non ci sta male. Dopodiché andiamo sulla bocca, il modello è 13, la larghezza è lo 0.10, l'altezza è meno 0.60 e la profondità a 0.20, con i denti ovviamente di tipo 1. Se volete mettergli dei denti un po' più ferali, tipo questi, ma sostanzialmente, secondo me, l'1 sono sempre migliori. La mandibola, allora, la fossetta sul mento a 40, la larghezza a 50, meno 50,
0.80 per rettezza, profondità sempre 0.80 quasi tutto a destra, anche a profondità gli zigomi ci spostiamo leggermente sotto la metà, quindi meno 0.30. I capelli, abbiamo la pettinatura numero 17, secondo me la migliore, e andiamo su un colore di capelli tutto al massimo sinistra per tonalità e saturazione. Io ho scelto di dargli una luminosità non così eccessiva, però se volete potete portarla al massimo. Quindi detto questo, barbe e baffi, il numero 3, il numero 3 e il numero 4. Ecco, numero 4, perfetto. E in questo modo avrete ottenuto un po' la barba tipica di Geralt. Anche qui dovete ricalcare un colore dei capelli. Io ho sempre scelto un tonalità e saturazione massimo, tutti sulla sinistra. Luminosità non l'ho messa al massimo, ma possiamo provare, vi giocatevela voi come volete, possiamo provare a tenerla al massimo. Come segni particolari non esistono le cicatrici sulla fronte, sull'occhio di Geralt, quindi dovete giocarvela un po' come viene. Quindi ovviamente pitture e tatuaggi 1, non vi serve metterne altri, e cicatrici e difetti 6. In realtà ci sono anche queste di cicatrici, ce ne sono altre. Le 6 sono quelle che più si ricollegano un po' al volto di Geralt, anche se non sono le sue. Però ragazzi, il limite dell'editor del nostro appunto gioco è questo. Quindi detto questo ragazzi, abbiamo completato il nostro editor di Geralt of Rivia. Comunque lo trovo un buon mail preset, un mail preset abbastanza interessante. Quindi se questo video ragazzi vi è piaciuto, io vi chiedo come sempre di piazzare un pollice su, un like per supportare il video, oppure come se volete, se vi fa piacere, a me farebbe molto piacere, iscrivetevi al canale per sapere quando e come tramite notifica vi pubblicherò un nuovo video di Elden Ring, anzi non Elden Ring, di Demon's Souls se sarà il caso, o anche di Mass Effect, perché vi voglio riportare Mass Effect o altro ancora ragazzi, o Dark Souls 2 o le altre serie che sono in corso. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, vi ringrazio di aver visto questo di video e ovviamente un saluto a tutti voi.